e buon giovedì 20 ottobre, l'anno solare a livello calcistico 2022 per Mike Maignan è finito. È finito quando ieri durante l'allenamento a Milanello si è prodotto, sempre sulla gamba sinistra, appena sotto la precedente lesione, sempre vicino al polpaccio, nel soleo, per dare esattamente il nome del muscolo, si è prodotto un'altra lesione. Il giocatore andrà rivisto fra 10 giorni, ma dal Milan trapela che per quello che riguarda il campionato italiano, il 2022, quindi lo rivedremo nel 2023, è finito. Ora il giocatore sarà subito sottoposto a cure e cercherà di rientrare e di ritornare a buoni livelli di condizione fisica per il mondiale che tutti noi ci auguriamo possa averlo come protagonista, almeno in panchina, nella Francia. L'avevo già detto oggi, qualcuno, mi sembra il signor Cirulli, ah, come esageri. Signori, il polpaccio a 20 giorni dalla fine della prima fase della stagione, il polpaccio, una ricaduta sul polpaccio, posso anche dire che rientri fra 10 giorni, ma dato che io tento di dare notizie, vi ho già detto che il 23 ho messo il punto interrogativo per, ma infatti poi è arrivato il comunicato, ma non bisogna avere studiato medicina, ma se c'è un polpaccio che ha avuto un'altra lesione, come è uscito oggi nel pomeriggio, e siamo al 20, si capisce che 3 settimane sono il minimo, infatti è stato fuori più o meno questo tempo per rientrare e non c'è più tempo per rientrare. Quindi, che piaccia o non piaccia, questa è la notizia. Anche oggi qualcuno dramma, i drammi sono alti. Perfetto. Allora diciamo, ho usato la parola dramma perché calcisticamente so che i drammi sono altri. Sto parlando della cosa più importante, delle cose meno importanti. La cosa più importante delle cose meno importanti. E allora si usa la parola dramma per parlare del problema di Maignan. I drammi, mi hanno detto l'Ucraina, gli ospedali, la salute, siamo tutti d'accordo. È come quando si dice il giocatore deve aumentare lo stipendio perché Leao in effetti 1,8 milioni. Lo so anch'io che 1,8 milioni è per noi normali, non è uno stipendio, è una chimera, è una cosa che neanche riusciamo a immaginare, ma stiamo parlando del mondo del calcio. Quando Julia Roberts prendeva anni fa i 40-45 miliardi per un film, so che sono tanti, ma stiamo parlando dell'industria cinematografica e quindi dobbiamo dramma, ho messo dramma perché è un dramma calcistico, della cosa più importante e delle meno importanti. Ed è un dramma perché il Milan è senza Mike Maignan, uno dei suoi 3-4 insuperabili leader. Ma dobbiamo impazzire? No! Contro il Monza giocherà Tatarusano. Purtroppo è capitato anche nella scorsa stagione, addirittura di non avere Zlatan Ibrahimovic. Avete capito? Zlatan Ibrahimovic, siamo stati senza Zlatan Ibrahimovic. Chiaro, il portiere è un ruolo delicato, è un portiere è un ruolo importante, ma io sabato alle 18 sarò a San Siro per applaudire Tatarusano perché indossa la maglia del Milan. Che cosa devo fare? Tatarusano, io applaudo Tatarusano e partirò, qualcuno vuol sempre saperlo, pagando il viaggio, sarò a Zagabria ad applaudire Tatarusano, perché io ho applaudito anche qualsiasi giocatore che abbia indossato la maglia del Milan e oggi il mio idolo è Tatarusano. Lo so, ci sono oggi una sollevazione contro il settore medico, contro il settore dei preparatori. Io non è che voglia difenderli o non difenderli. Se voi mi chiedete, quell'allenamento a San Siro di un cavallo, con un allenatore che lo porta fuori alle 9, gli fa fare 2 giri sotto il capannone, poi fa un giro di galoppo e poi rientra,
Io vi posso dire che quel cavallo lì è allenato male, perché un cavallo deve star fuori un'ora, passeggiare, trottare e poi galoppare, perché li vedo, perché lo so. Io non sono a Milanello per vedere la preparazione. Io vedo che sul campo ci sono infortuni, come ci sono infortuni. Non mi sembra che siano i preparatori del Milan quelli che purtroppo per Immobile hanno curato la preparazione di Immobile, e mi dispiace perché si è fatto male, o Zapata o Lukaku. Non sono sempre quelli del Milan. Non sono quelli del Milan. Non sono quelli del Milan al Barcellona quando Xavi si lamenta. Io non li vedo, non lo so. Ci sono degli infortuni. Io vedo che i giocatori del Milan non finiscono mai la partita coi crampi. Vi ricordate un giocatore? Forse voi ve ne ricordate uno, io non me ne ricordo neanche uno, che abbia sofferto di crampi. E qui è la preparazione. È il modo di curare la parte fisica. Per quello che riguarda il discorso, la ricaduta, non so se si tratti di una ricaduta. La gamba è la stessa, il polpaccio è più o meno lo stesso. L'aria mi sembra che fosse un problema del gemello mediale e qui del soleo. Non lo so, ma non è che li difendono. Vedo in campo una squadra che da 2 anni non ha mai un crampo, che nel secondo tempo, insieme all'Udinese, è la squadra che corre di più, che realizza più gol. Vuol dire che la preparazione è una preparazione congrua, è una preparazione consona. Perché ci sono quegli infortuni? Sinceramente, mi sembra che sia una cosa un po' generale, gli infortuni. Ce ne sono di più al Milan, non è più insopportabile. È un film che ho già visto, signori, dei tempi di Capello, di Ancelotti. Quando ci sono qualche infortunio in più, chiaro che si accusa. Io non difendo e non accuso, non so perché ci siano infortuni. Vedo che la squadra finisce alla grande, non vedo mai giocatori stanchi, e quindi mi sembra che siano preparati troppo, non lo so. Sapete già come io ragioni, se lo sapete già. Ragiono come quelli che hanno già preso il biglietto e arriveranno da tutta Italia per essere vicino ai ragazzi, come dico sempre io, alle 18 contro il Monza, che ieri ha vinto addirittura a Udine, grande prestazione con molte seconde linee, con gol di Petagna molto bello, quindi sarà una partita impegnativa, non è il Monza di un mese e mezzo fa. Il Monza del presidente Berlusconi e di Adriano Galliani sarà un meraviglioso abbraccio di tutto San Siro ai nostri grandi dirigenti. E sapete come ragiono? Come quelli che verranno, come quelli che hanno già preso il biglietto e andranno a Zagabria, come quelli che hanno già preso il biglietto, come i miei amici del Milan Club Ischia, per essere qui per la partita col Salisburgo. Io ragiono così. Il giocatore che indossa la maglia del Milan, io tifo per lui. Chiaro che Maignan è meglio di Tatarusano, lo sappiamo, ma in questo momento gioca Tatarusano e noi dobbiamo sostenere Tatarusano. I nostri preparatori ci hanno permesso di vincere il campionato in condizioni psicofisiche perfette. Adesso c'è questo periodo e c'è stata questa ricaduta, che è sempre la cosa più dolorosa, più antipatica, la ricaduta, perché la ricaduta, o meglio, non dobbiamo neanche dire ricaduta, l'infortunio nella stessa parte della gamba, cioè il gemello, non è una ricaduta perché non c'è stato il problema sul gemello mediale, ma sul soleo, però la stessa gamba è più o meno, siamo in quella zona, quindi un altro infortunio. Perché io non sono un dottore? Non lo so. Io ho tifato, signori, per Harvey Esaias. Andate a vedere la storia di Harvey Esaias. Harvey Esaias era un giocatore che nei primi del 1992-93 fino alla fine del secolo ha giocato in Olanda. Poi si è trasferito in altre ha tentato avventure anche con Torino e Fiorentina, questo giocatore del Suriname, poi smette di giocare, poi incontra nel 2004 il suo amico Clarence Seedorf.
e gli dice Isaías, che pesava 115 kg, gli dice vorrei tornare a giocare a grande livello, perché non mi fai giocare nel Milan? E stava giocando in una squadra semiprofessionistica del Suriname. Clarence Seedorf parla con Adriano Galliani a proposito di Adriano. Dai, portiamolo, ci tiene, vuole tornare, pesava 115 kg. Vi pare che Ancelotti abbia qualcosa? Ancelotti con un sorriso, vieni Isaías. Ebbene, io ho tifato per Isaías, perché Isaías ha giocato 3 minuti, stagione 2004-2005, in un Milan-Palermo, entrando all'87esimo al posto di Massimo Ambrosini. 3 minuti ha giocato nel Milan e in quel momento io c'ero ovviamente a vedere Milan-Palermo di Coppa Italia stagione 2004-2005 e io ho applaudito Isaías, che per la cronaca alla fine si è commosso, ha pianto, ha abbracciato da tutti i compagni, perché queste sono cose da Milan. Poi ha finito, ha tentato forse qualche avventura nel Legnano e nel Lecco, se ben ricordo, e poi ha cessato l'attività. Ebbene, ho applaudito anche Isaías, tutti i giocatori del Milan. Quindi è giusto che quando un giocatore del Milan indossa la maglia, bisogna avere fiducia. Maignan è meglio di Tatarusano, ma Tatarusano è il nostro portiere fino alla fine del 2022, cioè per le prossime 7 partite. E avrà una grande responsabilità, perché sarà lui il portiere non solo contro Monza, Torino, Spezia, Cremonese, Fiorentina, ma nelle due fondamentalissime partite contro la Dinamo Zagabria e contro il Salisburgo. Due partite dello spartiacque, le partite che devono lanciare il Milan in Europa. E quindi ecco perché voglio in questo momento essere... Voglio essere il primo tifoso di Tatarusano, ma non è finita. Vi regalo, innanzitutto, cose sempre di campo, mentre vi vado a leggere una delle cose che vi do in anteprima. È bello darvi in anteprima. Allora, innanzitutto, invece, sembra che per De Ketelaere, che ieri si è già allenato col gruppo, e De Ketelaere, che ieri non si è allenato col gruppo, dovrebbero esserci a disposizione sabato. Vedremo poi le scelte di Pioli venerdì alle 14 la conferenza stampa. Ma ieri, e vi li do in anteprima grazie al collega Luca Bianchin, che li ha messe poi sulla Gazzetta, Luca Bianchin della Gazzetta, ho queste dichiarazioni di Gerry Cardinale. Le sentiamo. Allora, intervenuto a New York, leggo, a Invest in Sports, convegno organizzato da Sportico. Allora, vi leggo per rapidamente quello che ha detto il presidente Paolo Scaroni, il proprietario del Milan, massimo azionista della Red Bull, Gerry Cardinale. Non puoi solo comprare un club e star fermo, la sfida è shakerarlo un po', agitarlo un po'. Non puoi andare a pistole spianate, dobbiamo capire come fare, ma di sicuro possiamo dare un bel contributo. A un livello macro i parametri tra leghe sono uguali, ma ogni campionato ha le sue sfumature da tenere presente. In Italia, ad esempio, non ci sono stadi nuovi dal 2011, dato significativo, dice Gerry Cardinale. Poi, parlando dei diritti TV, c'è disparità in questo senso. Poi c'è un bel titolo, state ad ascoltarmi. C'è disparità in questo senso, il valore dei diritti TV in Premier League è triplo rispetto all'Italia e in Liga il rapporto è di 2-1. La sfida è chiaramente complessa. Investire nel Milan è un ibrido tra le esperienze che ho vissuto con Liverpool e Tolosa. I club sono aziende di entertainment, quello che ho imparato con Yankees e Red Sox è che non puoi vincere sempre. E anche questo è il bello di questo sport. Il Milan ha vinto uno scudetto, le aspettative sono di rifarlo, ma in Champions ora vediamo che c'è grande differenza, l'ha visto anche Gerry Cardinale e speriamo che la colmi, con la Premier League. Poi Gerry Cardinale ha detto che vorrebbe una sorta di proprietà multi-club che può spaziare dal Milan agli Yankees, dai Rajasthan Royals di cricket al Pittsburgh Penguins di hockey.
Una proprietà con diversi club in diversi sport è interessante. Io credo che così si possono avere benefici strategici. Attraverso le sinergie puoi crescere. Ecco poi, ecco qua. Elliott nel Milan ha fatto un grande lavoro e io ho scelto la continuità. La durata del mio impegno, non sono preoccupato dell'exit strategy. Non investo per pensare a quando uscirò. Questo mi sembra... Il mio lavoro è abbassare testa e lavorare, è interessante però capire perché certe cose accadono. Non sono preoccupato dell'exit strategy, non investo per pensare a quando uscirò. Queste le parole di Jerry Cardinale, che è il proprietario del Milan, ha capito che c'è differenza in Champions League, a causa delle differenze con le grandi squadre del campionato inglese tra il Milan e le altre. Ha detto che non si può sempre vincere, ma lui può fare tanto perché il Milan vinca sempre. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella.